Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monster Hunter Rise. Oggi siamo tornati con la review di un'altra missione evento, un regalo Miao misterioso. Ci darà una Layered Armor a tema Monster Hunter Frontier, che in realtà è anche molto diverso da uomo e donna in questo caso. Io speravo di avere entrambe le versioni perché in realtà ognuno ha le sue quirk, ok? E lo vedrete. La missione è semplice comunque, è contro un Somnagant, un Minzu, un Almudron, oltretutto una buona missione per farmare i loro materiali. Essendo comunque relativamente facile, è disponibile da subito. Grado maestro 1 superiore. La missione, infatti, è solamente di grado maestro 4, quindi letteralmente al più basso livello di difficoltà possibile. Evidentemente una missione che è stata fatta per essere accessibile a tutti quanti sin da quando si è arrivati in Sunbreak, perché appunto la Layered è un po' memetica. Però appunto in realtà in questo video quello che volevo farvi vedere in realtà, oltre al set, come vi avevo anticipato già nel post di YouTube, volevo farvi vedere una cosa che stavate aspettando tutti da tanto tempo. Chiaramente io in questi giorni sto lavorando ai set title update numero 4. Quello che state vedendo qui ragazzi è il primo dei set che vi porterò. È un set spadone e come potete vedere ragazzi dalle abilità cioè, è totalmente ridicolo. Ovviamente abbiamo quante pagine di abilità? 1, 2, 3, 4 pagine di abilità, ed è di una potenza sconvolgente. Questo appunto ve lo porto in anticipo giusto per la vostra curiosità. Il gioiello oltretutto che utilizzeremo è insetto filo 1, è un gioiello estremamente forte, lo vedrete che lo utilizzeremo in realtà su un sacco di armi diverse. Vedrete che inizierete a vedere le criosintesi come abilità curio nelle armature, perché chiaramente adesso è disponibile. E il talismano appunto è tra quelli nuovi. Questo talismano qui è Cuor di Drago 4222. Onestamente non è che io ci abbia messo tanto tempo a trovarlo. So che c'è di meglio, nel senso, mi sa che... No, 4 è il cap, però chiaramente può anche uscire un'abilità secondaria buona. In realtà bonus accumulo in Avvacum è anche buono, ma non con Cuor di Drago, perché Cuor di Drago chiaramente mi mette il Blight Drago, quindi vuol dire che non posso proccare status. Però appunto sì, il talismano è Cuor di Drago 4222, è uno di quelli nuovi a disposizione. E niente, facciamo questa missione insieme. Chiaramente andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, mangiamo l'ascensore questo qua. Ho visto che c'è il Somnagant, di solito me ne dimentico, ma non questa volta. Mi porterò anche la bevanda energetica. Sì, e posso in realtà lasciare anche qui questa roba. Vai, 3, 2, 1 e si va. Così potrete vedere i danni, quelli verissimi, subito in azione. Ovviamente sì, Frostcraft, perché sono spawnati subito Somna e Mezzo. Prima al mezzo? Sì, my body dice prima il mezzo. Seguirò il mio cuore. Questo filtro rende tutto più dark. Mi piace molto di più tematizzato così. Si chiama Classic perché usa una color palette più classica. Devo cambiare controller, mannaggia il male. Quindi praticamente era tra l'insetto filo e l'abilità curio. Adesso mi dura il doppio, letteralmente. Uff! 4000! Ah sì, questo set ha Frenzied Bloodlust, ma è collaterale in realtà. 6000! E raga, sapete qual è la cosa ridicola, no? È che... Oh cazzo, mi ha spostato in modo fisico. È che non ho nemmeno Grinder S attivo. Ah, è catturabile subito, ragazzi. Lo catturiamo instant. Ah, yes! Andiamo avanti. Ah sì, sì.
Capito? Perché oltretutto questa è un'ulteriore ragione per cui dico sempre che ormai le speedrun dei mostri normali sono ridicole, cioè non hanno proprio più senso, ragazzi. Ho preso... E non era manco... Cioè, questo set ha Grinderess. Immaginate, ragazzi, se Grinderess era attivo. Remila subito. Sbattiamo. Ok, io... Questa me la prendo, Lupin. Tanto avevo coso. No! Non mi ha preso nemmeno lui. Okay. Avrò una seconda opportunità. Hai morto! Cosa? Ma non è vero mai! Tipo, ho fatto, vabbè, perché non vai in riposto? Tipo, fine! Ok, va bene. Ormai sì, sono abituato agli afflitti nello 300, tipo, ok, cos'è? Cosa sto vedendo? Una volta. La velocità dell'Almudron. Faccio comunque il millino. Mazza, pensavo che era un perfect mo, invece no. Facciamo così. Ovviamente. Ah, qua ci muoio se non mi muoio. Mi gatteno Almudron, va bene. Come al solito Almudron ti dimostri tra i più bei mostri che la saga abbia mai visto. Facciamogli un bel truciardo. Mi ha missato. Ok. Se, come dicevo, ignorate Frenzied Bloodlust, è una skill collaterale, eh. Nel senso, non è una core di set. Poi ce l'abbiamo, cioè schifo non fa. Però è solo a livello 1. Non è un'abilità importante. Ah, ma è catturabile anche lui. Boom! Vabbè, l'Almudron è andato una merda, però è stato estremamente divertente gli altri due. Vabbè, ma l'Almudron è l'Almudron. Tutto l'Almudron lo scalcherò pure, perché non è che io ci abbia tutti questi materiali di Almudron in generale, quindi... Mamma mia. Uff! L'highlight è stato quel 6K sul Mizutsune e... Mamma mia, no, veramente, ragazzi. Però questo ancora una volta. Quello che dicevo anche tante altre volte scorse. Ormai non ha veramente più senso. E sto vedendo anche in giro gente che dice: il gioco è diventato più facile perché mettono il link di una speedrun. Tipo, vedi che adesso i mostri come World vanno giù in 60 secondi, un minuto. E dico, certo ragazzi, ma i mostri nelle missioni normali sono molto più deboli a livello di danni, a livello di AI, a livello di tutto. Fateli speedrun contro i mostri in investigazione speciale, non fateli contro i mostri delle quest normali. Cioè, ormai che senso c'ha questo danno qua? Cioè, che cazzo c'è? È ovvio, li trisciottiamo. Va bene, comunque la ricompensa è lo scritto affascinante che ci dovrebbe dare solo la parola Alice è leggibile nel paese delle meraviglie, ovviamente, no trademark.
il set Alice è stato sbloccato, adesso andiamo a vederlo insieme. Sarà uno di quelli che oltretutto io userò parecchio. Allora, facciamo armature. Forgia armatura mi sembra che non c'è la versione, quello lì. Ah sì, la corpo muscoloso effettivamente esisteva, ragazzi, come armatura. Grazie per avermelo detto, non l'avevo vista la volta scorsa, effettivamente stavo controllando nella tabella sbagliata perché sono un cretino, però per fortuna me l'avete fatto notare e l'ho subito forgiata. Eccola qua, la serie Alice. Ora, quello che dicevo è molto diversa da uomo e da donna, perché nel costume da uomo siete praticamente il gatto, no? Per intero. Lo stregatto, effettivamente. Mentre la versione donna è molto bella, però comunque... non è un costume vero e proprio. Comunque è molto bella. Questa quante volte la dovrò prima? Dovrò fare un altro paio di volte. Sì, vabbè, ma sta velocità. Ci vorranno dai 2 ai 3 secondi per fare questa missione. Però sì, anche i pezzi sono molto belli. Sicuramente riusciremo anche a mischiarli bene con altre cose. Vedo già il fashion intensificarsi. È molto bello questo set. Bello che comunque tutte le cose di Frontier, tutti i set armature di Frontier che avrebbero potuto dare a pagamento, invece l'hanno dati gratis. L'hanno letteralmente dati gratis con la missione evento. Hanno fatto meno armi evento, hanno fatto meno armature con skill evento, ed è tutto vero, però... Comunque, in Sunbreak la stragrande maggioranza degli armor estetici sono tutti quanti, ragazzi, effettivamente eventi. E i full set sono quelli là che proprio cambiano tutto il modello, e poi, vabbè, le armi, però... Comunque, anche la roba gratis ce n'è stata data tanta, ecco, diciamo così. Non era scontato, potevano tranquillamente farla a pagamento. Comunque ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, e niente, quindi be excited per i set dell'update 5 perché sono tutti così. Sono tutti ridicoli, sono totalmente ridicoli. Ci vediamo alla prossima ragazzi, bella.